Allora, torniamo. Allora, noi cosa abbiamo studiato finora? Abbiamo studiato l'equazione generale di secondo grado sui complessi, poi però abbiamo studiato solo un certo tipo particolare di equazione, però di grado qualunque, cioè queste qui, Wn uguale W0, W alla n. Veramente l'abbiamo fatto nei casi n uguale a 2, n uguale a 3. Allora io dico che in questo, adesso siamo pronti per farlo sempre, perché? Allora diciamo che W è il numero in forma trigonometrica ρ per coseno di alfa più i seno di alfa. Allora, le soluzioni di questa equazione, naturalmente W deve stare in C, quante sono? Prima domanda. N. Chi sono? Cominciamo a scrivere la prima. W1 chi sarà? Radice ennesima di ρ per coseno di alfa fratto n più i seno di alfa fratto n. E questa è la prima. Poi vado avanti un po'. La seconda, la terza, la cappesima, chi sarà? Radice ennesima di ρ, abbiamo detto il modulo è sempre lo stesso, per coseno di alfa più non era 2π greco fratto n, no fratto k, fratto n, che radice ennesima, però quante ne devo mettere di 2π greco? K meno 1. Più i volte seno alfa più K meno 1 per 2π greco fratto n. L'ultima, vediamo se torna. Perché K meno 1? Perché quando K era 1 qua c'era l'incremento era 0, quando k varrà 2 l'incremento sarà 2π greco su n, quando k sarà 3 l'incremento sarà 2 per 2π greco su n, 4π greco su n e così. L'ultima, wnn, chi sarà? Radice ennesima di ρ per coseno di alfa più n-1 per 2π greco fratto n più i volte seno di alfa più n meno 1 per 2π greco fratto n. Quando vado a quella dopo, cosa mi viene? Radice ennesima di ρ, poi mi viene coseno di alfa. Quando arrivo a n, n 2π greco fratto n fa 2π greco, quindi ho fatto tutto il giro. Ho fatto tutto il giro e praticamente ricomincio da capo. Quindi non ce ne stanno più di n, cioè diciamo prendere k, allora k lo posso prendere tra 0 ed n-1, lo posso prendere tra 1 ed n, lo posso prendere tra meno 3 ed n, tra meno 3 ed n-3, chiaro? No, tra 1 ed n, tra 0 ed n-1, tra meno 3 ed n-4. E così via, ma sempre lo devo prendere in, diciamo, k lo devo prendere tra k interi consecutivi, no? Allora come funzionerà? Questa è la radice ennesima di ρ, poi qua c'ho la prima, poi che ne so, supponiamo che era un pentagono, allora questa è la seconda, vabbè la seconda la faccio così, la terza la faccio così, la quarta la faccio così, la quinta la faccio così, cioè devo fare gli incrementi regolari. Allora.
cominciamo a rompere il tavolo. Cioè, che cosa succede? Posso dire che in quel caso ovviamente n era uguale a 5. Cioè, le radici dell'equazione W alla n uguale W0 sono nel piano complesso, diciamo, nel piano di Gauss, nel piano di Gauss, sono i vertici di un n agono regolare iscritto nella circonferenza di raggio radice di n, radice n-esima di rho e di centro. L'origine. Vediamo se avete capito. Chi sono le soluzioni di questa equazione qua? Adesso andiamo a scrivere l'equazione. Andiamo a scrivere l'equazione W cubo uguale meno I. Una soluzione la potete vedere a occhio. Prendete I e fate il cubo. Quando viene? I per I fa meno 1, per I fa meno I. Quindi una soluzione è I. Diciamo che la chiamiamo la prima soluzione. I. Poi? La seconda soluzione dove deve stare? Chi è I? È coseno di quanto? Y più I seno di Y. W2 chi sarà? Coseno? Allora, il modulo è 1. Le radici cubiche hanno modulo 1. L'argomento, il primo argomento è pi greco mezzi. Gli altri argomenti? Che ci devo mettere? 5 terzi pi greco. Perché 5 terzi? No, 5... Allora, questo è 3 sesti più 2 terzi, cioè 4 sesti, 7 sesti, più I seno 7 sesti. Infatti devo spostarmi 120 gradi, 90 più 30, 7 sesti? Perché pi greco mezzi più 2 terzi pi greco. Vi ricordate? Scatta di più. Allora, in sesti, questo sono 3 sesti, questo sono 4 sesti, in totale 7 sesti. E la terza? Coseno? Sesti. 11 sesti, cioè siamo questi sono 30 gradi, 30 qua, coseno di 11 sesti pi greco più I seno di 11 sesti. E se le vogliamo scrivere, allora questa faceva I,
Questa chi è? Questa è. Siccome qua sono 30 gradi, questo è radical 3 mezzi e questo è 1 mezzo. Quindi questa è meno radical 3 mezzi meno 1 mezzo i. E l'altra, questa qua, è più radical 3 mezzi più 1 mezzo i. E perché è 11 sesti pi greco? Perché 2 pi greco terzi e 4 pi greco sesti, quindi devo aumentare 4 pi greco sesti. Va bene? Ok, i disegni sono ben meno che perfetti, insomma, però più o meno. Poi a casa col goniometro potete fare di meglio. Ora andiamo a vedere in particolare, però, attenzione, queste sono le radici dell'equazione Qn uguale a Qz, quindi è un'equazione, sto facendo le radici ennesime, però di un numero generico. Proviamo a fare le radici ennesime dell'unità. Allora, queste chi sono? Deve essere un caso particolare di prima. Allora, quelle dell'equazione Qn uguale a Qz erano i vertici, e anche questi saranno i vertici. Di che? Di un poligono regolare di n lati. Prima ho scritto na come regolare, ma insomma, un poligono regolare di n lati. Fino a qua tutto uguale. Di raggio 1, stavolta 1. E allora, perché la differenza rispetto a prima, prima il raggio era la diciannesima di rho, adesso il raggio è la diciannesima di 1 che fa 1. E qual è l'altra differenza? E aventi un avente il poligono un vertice non reale nel punto 1, cioè la prima radice è 1 perché doppia linea uguale a 1 c'è sempre soluzione 1. Allora, per capirci, perché le radici, allora andiamo a studiare questa equazione nei casi n uguale 2, 3, 4, 5 e 6. Al caso n uguale 2 non lo scrivo neanche, W uguale uguale a 1, le soluzioni sono 1 e meno 1. Il poligono non ce l'avete perché i lati sono solo 2, ci vogliono almeno 3 lati per fare un poligono, però le radici sono il piano di Gauss, una fa 1 e l'altra fa meno 1. Se n uguale a 3, se n uguale a 3 l'abbiamo già fatto, erano n uguale a 1, poi c'erano queste due radici qua, ok? Questa era la prima, questa era la seconda, questa era la terza, n uguale a 3. Allora, questa era 1, questa era meno 1 mezzo più i radical 3 mezzi, meno 1 mezzo meno i radical 3 mezzi. Notate che questo poligono, come tutti quanti quelli che verranno, è simmetrico rispetto all'asse dell'ascisse. Perché? Perché un mezzo ci sta sul punto 1. Quindi essendo simmetrico rispetto all'asse dell'ascisse, questo significa che se ha una radice avrà anche quella complessa coniugata. Allora, nel caso n uguale a 3, questa era meno 1 mezzo più i radical 3 mezzi, questa era meno 1 mezzo meno i radical 3. Quindi se c'è la radice c'è anche la coniugata. Andiamo a vedere n uguale 4. Anche questo è facile.
poi 5 e 6 facciamo l'esercizio. Anzi, facciamo prima 6 che è più facile, poi facciamo. Nel caso di 4, qual è il poligono regolare? No, non è un quadrato. È anche un rombo, certamente, ma è un quadrato. Il quadrato messo storico, inscritto, il quadrato inscritto, che un mezzo sempre qua, un mezzo è qua, un mezzo è qua, un mezzo è qua. N uguale a 4, W alla 4 è uguale 1, le soluzioni chi sono? 1, meno 1, I e meno I. Infatti, I al quadrato fa meno 1, I alla quarta meno 1 al quadrato fa 1. Ci siamo? Andiamo a vedere se N uguale 6. Facciamo n uguale 6, n uguale a 5, più 5, poi penso che abbiamo finito. Allora, prendiamo n uguale 6. Se n uguale 6, stavolta dobbiamo procedere di 60 gradi alla volta, cioè 60, 60, 60, 60, 60, cioè più o meno fa così, cioè questo dovrebbe essere un esagono, vabbè, è venuto un po' maluccio, dovrebbe essere un esagono regolare iscritto alla circonferenza unitaria che parte da 1. Allora, chi saranno le radici? Allora, questa è 1, questa è 1, questa è meno 1. Poi mi basta scrivere queste due, queste altre due saranno le coniugi. Allora, siccome qua siamo a 60 gradi, cioè pi greco terzi, chi è questa radice? È radical 3, scusate, è 1 mezzo più i per radical 3 mezzi. Questo è più corto. Quest'altra chi è? È meno 1 mezzo più i radical 3. Cioè sta alla stessa altezza, ma sta da quest'altra parte. Oh, però uno può dire, io queste radici le vorrei vedere da poi, no? Allora, qual era l'equazione? Le vorrei vedere dalla fattorizzazione del polinomio. Il polinomio era doppio 6 meno 1 uguale a 0. Allora, come lo posso scrivere questo polinomio? Lo posso scrivere come? W quadro, chiamatelo, insomma questo è W quadro meno 1 per W alla quarta più W quadro più W quadro. Perché se io W quadro lo chiamo x, questo è x al cubo meno 1, questo è x meno 1 per x quadro, abbiamo visto prima. Allora, questa qua mi porta le radici W uguale a 1 e W uguale a meno 1. Questa qua deve contenere le altre 4 radici. Ma come è possibile fattorizzare questo polinomio senza usare numeri complessi? La risposta è sì. Allora, W alla quarta più W quadro più 1, questo qua è uguale a W quadro più W più 1 per W quadro meno W. Perché funziona questa fattorizzazione? Allora, W quadro più 1 chiamatelo A e W chiamatelo B. Allora, avete A più B questo è, non è altro che A più B per A meno B. Quando deve fare? A quadro quanto fa? Fa W alla quarta più 2 W quadro B quadro fa W quadro, ma quando andate a fare a quadro meno B quadro vi trovate esattamente questo. Quindi funziona. Quindi uno può di primo acchito uno potrebbe pensare questo è un polinomio
grado 4 non ha radici reali, quindi non si fattorizza sui reali. In realtà, se un polinomio ha solo coefficienti reali, come in questo caso, si può sempre, siccome in questo caso le radici saranno, se c'è una radice complessa deve avere per forza la complessa coniugata, accoppiando le due radici, complessa e complessa coniugata, possiamo fattorizzare in fattori di grado 2 che abbiano coefficiente reale. Facciamo un altro esempio: un doppio alla quarta più 1, lo sapete fattorizzare in modo simile. Questo non è altro che v doppio quarto più radical 2 v doppio più 1 e v doppio quarto meno radical 2 v doppio più 1. Il ragionamento è lo stesso di prima. Semplicemente a è lo stesso di prima, b è radical 2 v doppio. Quando vado a fare a quadro meno b quadro, viene v doppio quarto più v doppio alla quarta. Quindi, quando avete un polinomio di qualunque grado, però a coefficienti reali, questo si può sempre fattorizzare in fattori che abbiano solo coefficienti reali, alla peggio i fattori sono di grado 2. Ok? Adesso se andate a fare le due soluzioni che vi vengono uguagliando a 0 questi, uguagliando a 0 questi, questo l'abbiamo già trovato, chi è? Quando guardiamo a 0 questa, chi era? La radice cubica dell'unità, che erano questa e questa. Quindi le radici di questo uguale a 0 sono queste due radici qua. E la radice di questo uguale a 0, se lo andate a fare, scoprite su tutto. Sono questa. Ok? Quindi n uguale a 6 è facile. Ok? Andiamo a vedere se abbiamo il tempo per fare, se ci abbiamo 4 ore. Andiamo a fare l'ultimo, cioè n uguale 5. N uguale 5, l'ultimo per oggi, cioè, perché poi vorrò dire ancora delle cose. Cioè, non abbiamo finito con gli esercizi complessi. Giovedì faremo un'ora di teoria, ma faremo un altro paio d'ore di esercizi, perché sui complessi di esercizi non dobbiamo fare quelli. Cominceremo a fare esercizi un po' più difficili, esercizi del compito. Allora andiamo a vedere un doppio alla 5 uguale 1. Allora, chi sono le soluzioni? La prima soluzione è coseno, allora, di 2 pi greco quinti più i seno di 2 pi greco quinti. 2 pi greco quinti guardate, quello è già W2, corrisponde a 72 gradi. Guardate, W1 è sempre, la prendiamo qua la 1, questa è W2. Poi ci avrò W3 uguale coseno di 4 pi greco quinti più i volte seno di 4 pi greco. Quindi doppio 4 sarà coseno di 6 pi greco quindi più i seno 6 pi greco quindi, e poi il doppio 5 sarà coseno di 8 pi greco quinti più i seno 8 pi greco quindi siamo fino a qui. Ok, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare seno e coseno di 2 pi greco quinti. Perché? Allora vediamo un po'. Se io conosco seno e coseno di questi,
non è difficile, perché una volta che conosco quelli, conoscerò anche questi, me li faccio con le formule di duplicazione. Una volta che conosco W2, W3, W4 chi sarà? Allora, geometricamente che dobbiamo fare? Qua abbiamo la W1, qua abbiamo W2, qua abbiamo W3, W4 e W5. Cioè, quando vado a unire deve essere un pentagono rivolto. È chiaro che il pentagono è girato, cioè la base sta messa di così, verticale, beh, sempre regolare. Ok? Ok, allora il problema qual è? Il problema dal punto di vista approssimato non c'è, nel senso, anche dal punto di vista, se voglio usare le funzioni coniometriche, non c'è, perché io ho risolto il problema, queste sono le radici, le so disegnare, sta tutto a posto. Ho soltanto un problema se le voglio rappresentare in maniera esatta in forma algebrica. Per rappresentarle in maniera esatta, in forma algebrica, ho bisogno di sapere sostanzialmente seno e coseno di 18 gradi. Perché quel 72 gradi è complementare di 18 gradi. Quindi seno e coseno si scambiano. Quindi se riesco a calcolarmi seno e coseno di 18 gradi, il resto lo riesco a calcolare. Se lo voglio esprimere in forma algebrica. Allora, facciamolo questo esercizio perché è un esercizio interessante. Come funziona questo esercizio? Allora, io prendo un triangolo allora, questo angolo deve essere di 72 gradi. E quest'angolo per differenza quanto fa? E quanto fa? 36 gradi. Allora, questo triangolo lo chiamo ABC. Allora, poi questi lati qua, AB, lo pongo uguale ad AC e lo pongo uguale a 1. BC quanto verrà? BC chi è? Allora, la metà di BC è due volte il seno di quest'angolo, perché questa è l'ipotenusa, quindi viene due volte il seno di 36 gradi, cioè 36 gradi è pi greco. Quindi se io sono in grado di calcolarmi BC, automaticamente sono in grado di calcolare pi greco. Pi greco è 180, 180 diviso 5 fa pi greco, fa 36, pi greco decimo, perché il coseno dell'angolo medio, seno dell'angolo è 2 seno di pi greco decimo, ok, che è 18, che è esattamente quello che vado trovando, perché il seno di 18 è il coseno di 72. Poi il seno di 72 me lo potrò ricavare tramite l'equazione fondamentale, cioè quadro più seno uguale a 1. Quindi l'importante è ricavare questo. Allora, quanto fa? Allora, questo BC chiamiamolo X.
quindi seno di pi greco decimi è x mezzi. Allora io cosa faccio? Prendo la bisettrice di quest'angolo e questo lo chiamo D. Allora, siccome quest'angolo era 72, qua la metà di 72 fa 36. Quindi cosa scopro? Che questo è 36, questo è 72, per differenza anche questo è 72. Quindi il triangolo CBD è isoscele sulla base DB con gli stessi angoli di quell'altro. Quindi se è isoscele, CD, allora questo era lungo X e anche CD deve essere lungo X. Quindi cosa scopro? Oltretutto anche questo è lungo X, anche AD. Perché, per quale motivo? Anche questo è isoscele, perché questo è 36 è 72 e questo ha lati isoscele su questa base, quindi questo lato è uguale a questo lato, quindi questo è uguale a questo, è uguale a questo. Allora da questo cosa scopro? Scopro che 1, cioè la lunghezza di questo, sta a x a, cioè alla sua base, cioè la lunghezza di questo sta alla base di questo, come la lunghezza di questo, cioè x, sta alla sua base, ma la sua base è 1 meno questo, quindi è 1 meno x. Quindi trovo l'equazione x quadro uguale 1 meno x, cioè x quadro più x meno 1 uguale a 0. Quindi scopro che x è uguale a meno 1 più radical 5 mezzi. Perché meno 1? Uno dovrebbe dire, ma quale le soluzioni sono due? Sono meno 1 meno più radical 5 mezzi. Va bene solo questo, perché se ci metto il meno x viene negativo, mentre chiaramente x è positivo, che è circa 0,61. Che è il rapporto della sezione alta, diciamo quando avete un rettangolo fatto in proporzione con la sezione area, questo è 1 e questo è x. Se il rettangolo è messo in verticale, con questo diciamo è x e questo è 1. 1 su x è uguale a 1 più x. Se voi portate x da questa parte e dividete per x, risulta che 1 per x, quindi x quadro più x è uguale a 1, quindi 1 su x è uguale a 1 più x. Quindi il reciproco di questo è 1,61. Da qua ho portato meno x a sinistra, x quadro più x uguale a 1, dividete per x, viene 1 su x uguale x più 1, 1 più x a sinistra. Quindi x è un numero tale che lui e il suo reciproco, cioè le cifre decimali sono le stesse, l'intero da una parte è 0, da una parte 1, c'è 0,61 eccetera, 1,61 eccetera, se fate i reciproci si scappa. Quindi quello è, quindi seno di seno di 18 gradi, di seno di 18 gradi è x mezzi, quindi è 0,30 a quasi 0,31. E poi una volta ricavato il seno di 18 con le formule vi ricavate il coseno di 18 e tutti gli altri. Questo non lo facciamo perché lo potete fare da solo. Ok, quindi preferisco, ho 4 minuti, preferisco fare un riepilogo. Allora, cosa abbiamo visto? Oggi siamo partiti con le equazioni sui numeri complessi, abbiamo considerato, abbiamo detto che ci sono equazioni algebriche ed equazioni non algebriche. Non è detto che noi studieremo solo le equazioni algebriche, studieremo anche le equazioni non algebriche. Però
quelle non algebriche non abbiamo un metodo predefinito per studiare, bisogna vedere caso per caso. Quindi abbiamo cominciato a studiare quelle algebriche che sono più facili. Allora, come abbiamo fatto? Prima abbiamo studiato quelle di grado 1. Come si fanno? Esattamente come si facevano quelle con i numeri reali. L'unica cosa difficile, cioè difficile, l'unica differenza è quella che c'è dai reali complessi. Quando vado a dividere per l'ultimo coefficiente, quando ho tipo a lambda 0 uguale mu, se devo dividere per lambda significa moltiplicare per lambda con i reali e dividere per un modulo lambda. Ok? Cioè moltiplicare per 1 solo. Poi siamo passati a quelle di secondo grado. Quelle di secondo grado, abbiamo visto, si fanno esattamente come si facevano per i numeri reali. Però a un certo punto cosa cambia? L'unica cosa che cambia è l'interpretazione. Cioè, mentre nella radice quadrata che ci dava le soluzioni nelle equazioni di numeri reali, l'esistenza delle soluzioni dipendeva dal segno del discriminante. Se il segno del discriminante era negativo, le soluzioni le perdevi. Qua invece le soluzioni sui complessi segni non ce ne stanno, le soluzioni ci stanno sempre, le radici sono sempre due. Hanno ancora la proprietà che le radici sono opposte, ma non sapremmo come farle in generale, perché in modo algebrico. Allora, in questo caso ci viene in soccorso la forma trigonometrica, perché dal punto di vista trigonometrico, per fare le radici quadrate, semplicemente prendi il modulo e fai la radice quadrata, prendi l'argomento e dividi per e l'altra ti fai l'opposta. Però fare l'opposta significa anche spostare l'argomento di 180 gradi. Allora, allora a questo punto invece non abbiamo studiato più tutte le equazioni, ma abbiamo studiato soltanto le equazioni del tipo radice ennesima. Perché per fare le radici ennesime come si fa? Sempre in forma trigonometrica, si prende il modulo e si fa la radice ennesima, si prende l'argomento, la prima si fa, si dice l'argomento per n, e poi di volta in volta si aggiunge 2π greco su n all'argomento fino ad avere n soluzioni. Quando ho n radici, che sono i vertici di un poligono regolare di n lati scritto nella circonferenza di centro, origine, di raggio, radice ennesima di rho, a quel punto ho finito. Poi abbiamo fatto il caso particolare delle radici ennesime dell'unità. Abbiamo risolto tutte le equazioni algebriche? No, perché mica tutte le equazioni algebriche sono del tipo Wn uguale Wz. Magari. Allora, come si fa? Bisogna vedere. Allora, nel caso n uguale a 3 daremo una indicazione, cioè faremo vedere brevemente, faremo vedere giovedì come si ricava l'equazione di Cardano, brevemente, senza perderci troppo tempo, però daremo l'idea. Perché lo faremo? Perché fino al quarto grado, quindi terzo grado equazione di Cardano, quarto grado equazione di Ferrari, queste equazioni si possono risolvere per radicali. Quindi quelle 4, 3 o 4 radici che ci sono di un'equazione generale si possono trovare con l'aiuto dei radicali. È un bel pezzo di storia della matematica, perché è stato fatto nel 500, è stato fatto da italiani prima di tutti al mondo, ci sono pure delle storie legate a questa cosa, ma la cosa bella è che poi si sono bloccati per 200 anni, 300, più di 200 anni. Perché? Perché arrivavano e dice, se si è fatto per il grado 3, se si è fatto per il grado 4, ci sarà pure il grado 5, 6, eccetera. Invece no, dal grado 5 in su le equazioni algebriche non si riescono sempre a risolvere mediante la radicale. Qualche volta sì, qualche volta no. Per esempio queste qua sì, le altre no. Quelle che abbiamo fatto oggi sì, le altre no. Non tutte. Allora, come si fa? Lì entrarono in gioco due matematici. Abel, che disse che non, dimostrò che non tutte si potevano risolvere con le radicali. Poi ci fu un altro matematico, si chiamava Évariste Galois, che dimostrò, diciamo, specificò quali si potevano risolvere con le radicali e quali no. Noi faremo vedere però che di tutto ciò lo vedremo brevemente, ma ci disinteresseremo di questo, perché a noi molto spesso interesseranno sapere solo le soluzioni reali quando i coefficienti sono reali, cioè non ci interessano le soluzioni complesse con i grado.
Allora, quando invece andremo a cercare soluzioni reali di un'equazione anche di grado 7 sui reali, allora in maniera approssimata lo sapremo fare anche noi, che non siamo né Haber né Galois, ma lo sapremo fare appena avremo studiato le derivate, e con l'aiuto delle derivate saremo in grado di collocare più o meno queste radici, capire se per esempio una radice di grado di ordine 7, diciamo di un'equazione di grado 7, quante sono le soluzioni reali? Sono 1, 3, 5, 7, perché quelle complesse vanno a coppia, no? Se i coefficienti dell'equazione sono reali, allora magari saremo in grado di dire se sono 1, se sono 3, se sono 5, se sono 7, poi saremo in grado più o meno di collocarle. Naturalmente questo il tutto si farà molto più spesso per le equazioni di grado 3, cioè tu ci avrai un'equazione di grado 3, teoricamente la puoi fare con la formula di Cardano, nella pratica te la fai approssimata senza formula di Cardano, ma più o meno la dici lo stesso. Chiaro? Ok, per oggi.